Barone Vassallo, siamo al 28 settembre 2023. Buonasera a tutti. Allora, voi sapete che noi che siamo contrari alle auto elettriche siamo anche un pochino burloni. E andiamo a vedere le foto. Andiamo a vedere le foto di quello che è stato l'auto elettrica, le varie buffonate, le varie pagliacciate. E allora, oggi c'è una foto molto molto eloquente. Però prima di parlare di quello che è l'argomento del giorno, voglio chiedere una cosa ai tanti iscritti a questo canale, canale YouTube, canale TikTok, canale Rumble e via discorrendo. Quante persone la signora Giorgia Meloni questo mese non ha accreditato il reddito di cittadinanza? Vi chiedo questo perché sappiamo che il 27 e 28 di ogni mese accreditavano il reddito di cittadinanza. E tantissime persone andavano a fare la spesa, a comprare con la famosa carta gialla. E invece quest'oggi, quelli che ho ascoltato, sia al lavoro da me sia altrove, hanno trovato, però fino ad ora, zero, zero. La cosa simpatica è che so che tanti, tanti, tanti percettori del reddito di cittadinanza con la loro boria, di voler la destra al governo, la destra che avrebbe riportato l'ordine, la destra che avrebbe ripulito, la destra che avrebbe fatto giustizia. Adesso, puff, si trovano tra le mani zero. Quando iniziò questa buffonata delle elezioni post Ferragosto, vi dicemmo: non andate a votare, non andate perché è una trappola, perché la leader o i leader che si candideranno non sono altro che gli emissari dei signori lissù. Qual è stata la realtà? Adesso io sento tanti anche al lavoro da me che mi dicono: ah, se non fossi andata a votare, quella infame, quella traditrice, quella bugiarda. Troppo tardi. Troppo tardi. Fidatevi di chi ha cultura, fidatevi di chi studia la situazione, fidatevi di chi non ha interessi in gioco. Quindi, se una di queste persone vi dice: non fidatevi di chi sta candidandosi, non andate a votare chi sta candidandosi, non andate a credere a quello che dicono, fatelo. Perché non c'è miglior consiglio di quello di chi non ha nulla da guadagnare o da perdere. Bene, chiudiamo questa parentesi. Allora, andiamo a vedere una smart. Non voglio fare pubblicità alla persona che parla, però guardate una smart che carica la sua schifosissima auto elettrica col cavo che scende dalla finestra di casa sua. Allora, io sapete che molto spesso
cioè sempre parlo io in prima persona, però mi fa ridere, mi fa tremendamente ridere e voglio riportarvelo questo video ascoltato su internet. Ascoltate bene perché c'è tutto il contenuto senza un H in meno di quello che è questa buffonata dell'auto elettrica, che non è nient'altro che la prosecuzione della pagliacciata che abbiamo visto da marzo 2020. Gregario, a parte la vita di un disagiato, La la vita di un vedete? disagiato. Cioè ha una smart elettrica posteggiata in strada, per fortuna sotto casa, la prolunga, doppia, tripla, non si capisce, e collega la macchina con l'energia di casa, no, 220. Ma questa qua è la normalità di uno che compra l'auto elettrica oggi, e ma anche nel futuro, perché vedete, chi promuove l'auto elettrica e ti dice facile, no? Tu metti i pannelli fotovoltaici, ma se io sono in un condominio in affitto? E no, devi comprarti la villa. E no, vabbè, comunque ce l'hai un posteggio in condominio. Dico, sì, ce l'ho in condominio un posteggio. E allora metti la wallbox. Sì, ma nel posteggio in condominio i condomini non mi fanno mettere la wallbox, non mi fanno mettere neanche la ricarica, perché se io attacco la presa nel condominio mi succa l'energia del condominio e si incazzano. Se io metto la wallbox potrei poter fare tutto un impianto dedicato, ma non vogliono, perché sono loro i proprietari e, diciamocelo, quando c'è da fare degli interventi di un certo tipo, se fai le riunioni di condominio te le bocciano. Se poi minimo minimo due sanno che va a fuoco la macchina elettrica, non te la fanno mettere dentro al condominio, nei garage. E quindi cosa fai? Tu compri la macchina elettrica, o ogni volta sei a brancolare la notte a cercare una colonnina dispersa, dovendoti alzare, poi svegliare a delle ore così, dipendendo dalla macchina, dalla ricarica, oppure tiri la corrente. Ma potete in una città tirare la corrente, il cavo, in Milano, che ne so, Roma, Firenze, Torino, potete vivere così? A parte i dispetti che vi possono fare, ma siete dei disagiati. E allora ti Disagiati, dico, ma la macchina veramente, elettrica non è guardate. per tutti. Chi Disagiati. compra la macchina elettrica deve avere una vita particolare. Allora diciamocelo, la macchina elettrica è per il 3%, quindi gli altri vanno a piedi, perché se tu mi obblighi a comprare solo macchine elettriche, mi stai dicendo, gli altri vanno a piedi e il 3% usa la macchina elettrica, quelli con la villetta, quelli col fotovoltaico, quelli col garage in centro, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la gente con i soldi veri, con i cash veri, quelli con il villone, quelli che hanno anche gli elicotteri in casa, non gliene frega un cazzo la macchina elettrica, useranno le loro macchine, sempre e comunque, perché potranno farlo, pagare quello che vogliono. Allora, quindi è molto semplice, questa è la realtà dei fatti. Chi ha un'auto elettrica, chi pensa di comprare un'auto elettrica, oggi e nei prossimi anni, si troverà in questa condizione miserabile, un Miserabile. disagiato totale, ma è evidente. E quando qualcuno mi dà, ma aumenteranno le colonnine, ho capito, aumenteranno le colonnine, aumenteranno le macchine elettriche, sempre disagiati ci sono, perché il problema non si risolve con poche colonnine, perché poi le tante colonnine creano altri problemi, insomma, non c'è abbastanza energia. L'auto elettrica va bene. In questo caso, una smart due posti per girare in città con la struttura adeguata. Tutto il resto è semplicemente a morire. L'auto elettrica è già morta in questo modo, è già defunta. Erano molto più organizzati Alla alla fine fine dell'Ottocento, nel dell'Ottocento. 1890, che la maggior parte delle auto Buffoni. erano elettriche, erano molto più organizzate. E 100 anni dopo, 130 anni dopo, mi sembra che sono organizzati peggio Per di carità. 130 anni fa. Cioè, la cosa è evidente. Insomma, datemi una regolata. State perdendo del tempo, state perdendo i soldi. Quindi quelli che hanno l'auto elettrica, dovete provare l'auto elettrica per capire. No, ma io non devo capire il disagio. Ci ho impiegato 2 giorni a capirlo il Giusto, disagio. Chi ha giustissimo. l'auto elettrica, nel È un 99,9% delle disagiato. situazioni vive un disagio. Quelli che avanzano sono dei disagiati mentali. A trovar porculo.
Allora, giustissimo quello che si dice in questo video, ma io voglio aggiungere una cosa. Lo so che poi uno può sembrare sempre il solito retrogrado, chiamiamolo così. Ma lo sapete ad oggi le persone che vivono meglio chi sono? Le persone che vivono meglio in questo momento storico sono i possessori di motori turbo diesel TDI JTD dei primi anni 2000. Loro non hanno problemi di spie accese, di centraline, di rigenerazioni di FAP, di centraline che di colpo smettono di lavorare, di sensori che di colpo smettono di guardare, di lane assist che impazziscono, di cose. Questa è la verità. Guardiamoci in faccia. Capisco che non puoi andare a prendere la fidanzatina con la 145 Alfa Romeo del 2000. Capisco che non puoi andare a prendere la fidanzatina con la Golf 4. Capisco che non puoi andare a prendere la fidanzatina con la BMW Serie 3 36. Ma guardate che quelli che vivono meglio sono loro. Quelle macchine vanno benissimo. Quelle macchine dureranno altri 40 anni. Quelle macchine consumano il giusto. Quelle macchine non si rompono mai. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.